La domanda che tutti si pongono da qualche giorno a questa parte è la seguente: FC24 è un gioco già morto? Parliamone e scopriamolo insieme. La miccia su questa questione è stata accesa da un tweet di Zano, il quale su Twitter ha dichiarato: "Devo dirvi la verità, non è facile gestire la morte che sta avendo giustamente il mio gioco di punta. Vorrei fare qualcosa di più, ma non riesco a capire cosa posso fare considerando il modo schifoso in cui viene gestito. Mi piacerebbe fare altro, ma tutto quello che vedo andare bene sono contenuti da clown in cerca di viralità per avere un pubblico di bambini che non riuscirei più a gestire e che onestamente non voglio neanche avere. Potrei continuare a fare il mio lavoro e fare quello che voglio, mettendo da parte le ambizioni, però boh. Vi spiego quale sarebbe la mia idea una volta finiti i progetti che ho al momento in ballo, come il Fanta FC e la Serie Z di Pro Club, ovvero vorrei iniziare a limitarlo come contenuto, ovvero portare solo qualifiche per fare eventuali team strani per YouTube, nuovo evento il venerdì con la VL e VL la domenica. Il resto dei giorni fare altro potrebbe essere un buon inizio." Bene, queste parole, ovviamente dette da quello che è il content creator di riferimento in Italia, il numero uno per numeri, nonché per me una pietra miliare dell'intrattenimento sia su YouTube che anche su altre piattaforme, insomma, è chiaro che va a completamente sparigliare, no? Un po' l'opinione all'interno della community. Una community che, diciamo, è già toccata, no, su questo argomento nello specifico, per diversi motivi che poi secondo me andremo ad approfondire in un successivo momento. Quello che però tante persone non hanno capito di questo messaggio di Zano è che lui si lamenta principalmente di quella che è la monotonia dei contenuti di FC, ma così come lo era in passato anche sugli altri titoli, perché di base abbiamo sempre un solito ciclo che si ripete con delle poche innovazioni, e questo lo va a limitare. Non tanto come giocatore, ma lo va a limitare tanto come creator. Come dice stesso lui, andando a limitare quelle che sono le sue ambizioni, il suo potenziale in una eventuale crescita, e dunque per questo motivo pensa di limitarlo come contenuto e rivolgersi ad altri giochi. Ebbene, probabilmente credo che non basterebbero delle ore per parlare di questo argomento fino in fondo, perché veramente lo sapete benissimo, soprattutto quando parlo anche io, parlo in maniera più oggettiva possibile, perché anche in passato, vi ricordate, feci quell'inchiesta sulla DDA, ho fatto l'inchiesta sullo scandalo delle icone vendute, per cui sapete che dal canto mio non troverete mai una difesa o una critica così, per sentito dire, oppure perché pensate che, visto che con il gioco voi non voi ci lavoriamo, lo dobbiamo difendere a spada tratta. Anzi, io vi assicuro che sono il primo che cerca di portare all'attenzione delle persone che ovviamente, insomma, hanno del potere per poter cambiare le cose, quelli che sono eventuali modifiche che so che possono far piacere alla community, so che possono fare ovviamente piacere ai giocatori che questo gioco lo divorano dal primo giorno fino a quando finisce. La risposta alla domanda però attualmente, secondo me, FC24 è morto? Secondo me la risposta è no, e vi spiego il perché. Io credo che la risposta sia no. Banalmente, quest'anno sono state introdotte tante novità, a partire dalle evoluzioni, a partire da playstyle, che vi danno la possibilità di poter dare valore a carte che magari fino all'anno scorso erano inutilizzabili. Vedi ad esempio il tiro a giro su Torres, o vedi il power shot su altri difensori che diventano molto interessanti, perché magari dovete mettervi lì a capire se volete buildare una squadra con dei difensori che vanno per il gioco aereo, alcuni per l'anticipo, altri per gli autoblock. Insomma, c'è tanta varietà. Si è anche recuperato un po' il discorso relativo agli stili di corsa. L'anno scorso funzionavano solamente i Lengthy, che era un disastro. Quest'anno invece vanno anche giocatori un po' piccolini, basta che siano veloci. Hanno riaggiunto un po' di levetta, per cui si possono fare i micromovimenti, eccetera. Purtroppo qual è il problema? Il problema enorme di gameplay è il pressing che c'è in mezzo al campo, che chiaramente può essere evitato andando a giocare sulla fascia, ma anche qua poi ci si lamenta se le azioni partono tutte quante da lì. Però in realtà noi ci andiamo a dimenticare che ogni gioco, ragazzi, ha le sue meccaniche. Su FIFA 18 erano i driven shot, su FIFA 19 erano i tornado cross e le crocchette, su FIFA 20 era attacco lato della palla, su FIFA 21 il tunnel direzionale e il bridge, su FIFA 22 e su FIFA 23 i German cross e le difese a 3 e le difese a 5. Quest'anno abbiamo questo stile di gioco basato un po' più, anche se vogliamo, sul giro palla, perché all'interno
all'interno dell'area di rigore, dici più ce n'è meno, però capisco quanto possa dar fastidio quel pressing che ti limita magari l'andare per vie centrali. Così come dà tantissimo fastidio i rimpalli, per esempio, che all'interno delle partite spesso e volentieri vanno a decidere, no? Anche quando abbiamo dominato ci capita un rimpallo storto e la perdiamo. Quindi io la prima cosa che invito a fare è quello di cercare di giudicare quella che è l'esperienza di gioco di un determinato titolo, non sulla base del io vinco allora il gioco mi piace, o del io perdo il gioco non mi piace, perché altrimenti così sarebbe da ipocriti e da egoisti. Ad esempio, io su FIFA 19 venivo da FIFA 18, che ero uno dei migliori al mondo. Sul 19 non sono mai riuscito ad adattarmi per bene e non ho mai fatto quello step, ma non ho mai criticato il gioco, perché riconoscevo comunque che era un gioco con dello skill gap. Era un gioco dove, se effettivamente beccavi uno più forte, perdevi. Cosa che è venuta un po' poi a scemare su FIFA 20, 21, 22, 23 con tantissima CPU. Quest'anno un pochettino si è andata a recuperare, sempre secondo me. E mi raccomando, nei commenti cerchiamo di alimentare un dibattito positivo su questa questione senza scannarci, perché tranne diciamo piccole cosette, alla fine un parametro oggettivo non lo si potrà mai trovare, perché sono alla fine opinioni soggettive. Per quanto riguarda il discorso monotonia, io sono perfettamente d'accordo con quello che dice Cristiano, anzi sottoscrivo al 100%, e avrei anche tutta una serie di suggerimenti che potrebbero secondo me ridare un po' di brio, ad esempio aggiungere una modalità nuova come possono essere le stagioni come era nel passato, che ti permettevano di guadagnare 15.000 crediti per esempio, potrebbero riportare la Weekend League che dà i premi al giovedì per ridare un po' di interesse, un po' di brio, no? Ormai vi spariate queste 20 partite che durano anche poco, se siete bravi vi aprite i premi e finita là anche la Weekend League. Questo solo per dire due delle mille cose che si potrebbero fare. Però non credo che sia questo il video giusto per approfondire tutta questa serie di questioni, che ripeto, veramente ci vorrebbe probabilmente una Lexio Magistralis, non un video su YouTube. E infatti sto magari preparando un salottino per disquisire con tutti gli altri creator di queste cose, ma sulla piattaforma Viola. Quello che però in realtà reputo che sia morto, stia morendo o abbiamo già perso del tutto, ragazzi, e questo è veramente un invito gigante che io vi faccio, è il senso puro di divertimento, di gioco e di leggerezza. Ragazzi, non dimentichiamoci che questo è un gioco, non è una prescrizione medica che noi dobbiamo portare a termine a tutti i costi. Se il gioco non vi piace, oppure vi crea dei disagi, vi crea del nervosismo, della rabbia, sentimenti che per me non dovrebbero esistere quando parliamo di un videogioco, dovete pensare magari di accantonarlo, magari per un periodo, magari per sempre. Pensate a quando andavamo magari a casa dei nostri amici il mercoledì per vedere le partite della Champions, e dopo una pizza e una birra e dopo una partita di Champions vista in TV facevamo a gara per chi doveva sedersi poi davanti la console per sfidare il nostro amico, e quando beccavamo i famigerati gol della me davanti alla porta partivano i cuppini dal collo e finiva in risata. Noi è questo che secondo me stiamo perdendo di vista, e non è neanche colpa, come qualcuno dice, di chi mette le tattiche, le robe, ragazzi, perché quelle cose lì sono degli aiuti. Non è che se uno mette le tattiche del campione del mondo vince tutte le partite in automatico e diventa un campione del mondo. Anzi, io avrei pagato oro ai miei tempi quando ho iniziato per avere qualcuno che magari mi desse qualche aiutino, perché poi è chiaro, nessuno quando gioca vuole giocare per perdere, però ragazzi è un gioco. E per quanto tale, dobbiamo sempre avere a mente quel bambino che in noi, che accendeva la console e lo faceva per scappare magari da quelli che erano i compiti, dallo stress che avevi litigato con tua mamma, con tuo padre, la vita ad oggi che ci massacra, è una vita stressante, è una vita che continuamente ci pone davanti a 1500 sfide, e noi questa vita che è già difficile di sola vogliamo continuare a complicare andando a utilizzare un gioco non come mezzo di evasione, ma come mezzo di ulteriore frustrazione e di affanno. Io vi invito a riflettere su questa cosa, perché soprattutto quest'anno credo che sia un valore che anche io sto riscoprendo tanto, ed io che magari ci lavoro su questo gioco, e magari se perdo una partita in più so che porto dei premi della Weekend League più scarsi e magari non vi faccio contenti oppure attraggo meno pubblico. È questo che secondo me già può portare un turning point fondamentale all'interno della community: recuperare questo spirito, recuperare questa voglia di affrontarlo in maniera positiva,
nonostante le mille porcherie che magari possono succedere, così come su mille porcherie magari ci sono mille uno cose buone. Chiaro che le cose brutte sono quelle che ci saltano più all'occhio, ma è normale che tutti i giochi, soprattutto quelli online, quando ti vai a confrontare contro un altro, diventa comunque un minimo competitivo, ma competitivo nel senso che voglio prevalere sul mio avversario. Ed è comunque chiaro e ovvio che tutti i giochi che ci sono in giro non sono perfetti, ragazzi. Ogni gioco c'ha delle piccole problematiche, però piuttosto che affrontarlo in maniera negativa, secondo me si potrebbe affrontare in maniera positiva, cercando piuttosto di suggerire quelli che possono essere delle migliorie, piuttosto che generare delle interazioni negative che non portano a niente. Quindi nulla, ragazzi, per questo video è tutto. Ci tengo veramente tantissimo nei commenti a sapere la vostra e se la pensate come me su quello che è l'ultima parte, questo invito alla riscoperta della leggerezza che vi ho fatto. Non mi resta che augurarvi una buona serata, una buona giornata, un salutone al vostro Riberoschi e a presto. Ciao.